fatto un combelato doppa. Ciao a tutti ragazzi, qui Miki e oggi sono tornato con questo nuovo video. Oggi vi porto un gameplay del nostro Tempest e si tratta di un 124 kills no lethal su Advanced Warfare giocando in solo. È un gameplay a mio parere molto molto bello, dato che appunto sono tante uccisioni. Stavo giocando in solo su 6v6 dominio, quindi niente uplink, che è una modalità che dura un po' di più di 10 minuti. E il nostro Tempest in questa partita farà la doppia DNA e morirà circa 20 di fila per la tripla e forse ancora una volta. Comunque sì, il gameplay tra l'altro dovrebbe essere il record italiano di uccisioni no lethals, ma questo devo verificarlo un attimo. Comunque parto subito con l'argomento di questo commentary, ovvero la questione dello skill based matchmaking e del reverse boosting. Allora, il reverse boosting è una parola che, cioè sono due parole che sono nate con Black Ops 2, dato che di fatto c'era una sorta di skill based matchmaking che veniva probabilmente sfruttato all'epoca da alcuni giocatori, e diciamo che molto spesso nei video degli AMP, che era il canale che tutti quanti seguivano per vedere gameplay quando era uscito Black Ops 2, c'erano molto spesso delle critiche riguardanti appunto il reverse boosting. Infatti, per diciamo porre fine a questa cosa, i gameplay che venivano caricati erano sempre abbinati con uno screenshot delle statistiche del giocatore, in modo che il pubblico non si potesse lamentare che era stato fatto con reverse boosting. Comunque, dopo un po' di tempo questa cosa sembra che sia stata tolta completamente, anche se non influenzava troppo i gameplay e comunque era possibile trovare gente scarsa anche senza fare reverse su Black Ops 2. E con Advanced Warfare lo skill based matchmaking ritorna, e come tutti quanti credo sappiate, e diciamo che all'inizio lo sapevano pochissimi. Infatti i pochi che lo sapevano hanno fatto tantissimi gameplay all'uscita di appunto di questo COD, e di fatto grazie a questa cosa sono nati tanti giocatori che fino a poco tempo fa non si aveva mai sentito parlare. Ecco, all'inizio questa cosa appunto era conosciuta da poche persone e si è cercato di tenerla diciamo nascosta, ma dopo un po' di tempo comunque si è diffusa la notizia tra virgolette, e insomma lo sapevano praticamente tutti. La cosa che mi ha un po' sorpreso è che la community non ha reagito troppo male a questa cosa, visto che in altre community come quella spagnola, in caso non lo sappiate, i Doom Spain stanno beccando centinaia di dislikes per colpa del reverse boosting. Oddio, è un clan che effettivamente ha molti haters già, cioè che aveva anche in passato, però onestamente è una cosa che non è molto bella a mio avviso. Mentre qua in Italia alla fine non è stata presa troppo male. Certo, ci sono sempre persone che si lamentano, ma poteva andare molto peggio a mio avviso. La cosa che non mi era piaciuta a suo tempo è quando le persone hanno cominciato a capire di come funzionasse. Molto spesso quando ero nei GXT ci venivamo accusati di fare reverse boosting come se fossimo gli unici, quando in realtà la situazione era molto diversa. Comunque vi do quella che è il mio parere sul reverse boosting e sullo skill based matchmaking. Allora, secondo me lo skill based matchmaking non ha senso. Prima di tutto perché, favorendo una ricerca in base all'abilità, la connessione viene messa in secondo piano, e questa cosa non va bene perché tutti quanti si sono sempre lamentati della connessione di Call of Duty anche nei precedenti COD. Se poi la peggiorano tra virgolette, perché andando a cercare soprattutto i giocatori con delle statistiche simili alle tue, chiaramente la connessione viene messa in secondo piano e o si trovano meno partite oppure si finirà sempre nelle stesse partite, in partite con connessioni brutte. Questo non vuol dire che ci si trova a giocare contro americani, ma questo è un altro discorso. E per quanto riguarda lo skill based, personalmente non mi piace, perché sono dell'idea che quando giochi online devi confrontarti con persone migliori di te, soprattutto quando inizi a giocare devi essere bastonato, semplicemente non c'è altro modo. Con gli FPS online è sempre stato così, ci sono state pochissime eccezioni di giochi in cui era previsto un matchmaking in base all'abilità,
e comunque giochi non molto diffusi. Quindi secondo me uno per imparare deve cominciare a giocare partendo da zero e venendo massacrato dagli avversari. Oltre al fatto comunque una soddisfazione per chi dopo aver giocato abbastanza tempo riesce a diventare un buon giocatore, poter spaccare quelli che sono più scarsi, quelli che hanno appena iniziato. Molte persone sostengono che il gioco deve essere equilibrato, in modo che i giocatori più forti abbiano appunto degli avversari degni del loro nome. Ma quello che penso io è, in quasi tutti i giochi online, anzi tutti, esistono miriadi di tornei o comunque c'è la possibilità di organizzare partite tra i migliori giocatori, e mi riferisco a tutto quello che riguarda il competitive, dato che ci sono molti siti come Decerto, MLG, adesso non ne conosco altri perché non ne so nulla di competitive, che appunto cercano di che fanno confrontare i migliori giocatori appunto di un determinato gioco. Questo vale sia per Call of Duty che per altri FPS online. Inoltre negli ultimi Call of Duty è stata introdotta una modalità Lega dove in teoria si dovrebbe giocare contro persone più o meno al proprio livello. Adesso non so bene com'è su AV dato che non l'ho mai provata, su Ghost ci ho giocato un paio di volte per puro caso dato che ho giocato pochissimo a quel gioco, ma su Black Ops 2 era una modalità fatta molto molto bene dato che appunto si trovano giocatori al proprio livello. Per quanto riguarda il reverse boosting io credo che sia giusto, perché di fatto se non c'è la possibilità di giocare contro persone scarse non c'è modo di fare gameplay, perché se una persona sa giocare non gli farai una, cioè gli puoi fare una DNA contro se sei molto bravo, e se quello alla fine non è granché, ma più di tanto non si può pretendere di fare. Quindi cioè i gameplay sono sempre stati fatti contro persone scarse, la cosa non cambia, anzi reverse boosting lo trovo problematico, perché appunto i gameplay risultano forse essere troppo facili da fare. Trovare una lobby buona è molto più facile rispetto ad altri Call of Duty, e questo chiaramente favorisce molto giocatori che non sono molto bravi ma riescono comunque a fare gameplay. Comunque detto questo, il video è giunto praticamente al termine, spero che vi sia piaciuto questo gameplay e questo commentary, vi saluto e ci si sente al prossimo video. Mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble.